finita. Siamo in Champions. Non so perché sarà un problema mio, ma non riesco ad esultare come si dovrebbe dopo una vittoria con la Juve. Quest'anno, per carità, siamo arrivati in semifinale di Champions, anche se abbiamo perso con l'Inter, però in campionato, non lo so. Abbiamo centrato l'obiettivo minimo, sì, però sta stagione, tu come la giudichi? Anche tu come Maldini, ma otto cosa? Ottimismo. Ammazza, che citazione cinematografica alta, eh? Questo chi era? Ricordami, Kubrick o Cronenberg? Oh, ma siamo allora, in Champions! Allora, sono contento perché comunque restare in Champions era di vitale importanza, eh? Però col fatto che ci siamo per la penalizzazione della Juve non mi fa gioire appieno. Ma sarà un problema mio, lo ammetto. Non capisci? Con i soldi della Champions, più quelli che metterà Cardinale, l'anno prossimo avremo uno squadrone! Sperando che li investa in giocatori e non per i seggiolini del futuro stadio, visto che per la società sembra diventata un'ossessione. Fidati, a settembre non solo avremo una squadra che potrà lottare alla grande sia in campionato che in Champions, ma avremo anche lo stadio! Ah, a settembre avremo lo stadio? E che cosa faranno? Una tendopoli? Stiamo parlando di uno stadio, non del Circo Orfei che lo sposti dove vuoi. Senti, questi, mio caro scettico amico, saranno i prossimi acquisti. Ecco la lista. Kamada, Asensio, Openda, Loftus-Cheek, Milinkovic-Savic, Frattesi, Arnautovic, Isco. E aggiungi pure duetti di crudo di Parma, un filone salato e latte per la bambina. Oggi sei insopportabile. Io non ce la faccio già da ora a tuffarmi in questo mare di nomi che ci accompagnerà per tutta l'estate. Vorresti? A mio avviso servirebbero come il pane due centrocampisti, ma soprattutto una punta. Ma c'è già in lista un vice Giroud? Con tutto il bene per il nostro mitico Olivier, io cercherei proprio un titolare, cioè in attacco, una punta forte, un attaccante da 20 gol per capirci. Giroud è un attaccante da 20 gol. Sì, ma in due anni, intendevo 20 gol in una sola stagione. Se ragioniamo così, allora mettiamo come punta Krunic, anche lui ha fatto 20 gol, in carriera ma li ha fatti. Che ingrato! Ma quale... senti, io non mi stancherò mai di ringraziare Giroud per quello che ha fatto per noi in questi anni. Alla sua età specialmente. Ma davanti, dai, abbiamo bisogno d'altro. Certo, e allora mandiamo via chi ha spezzato la maledizione della numero 9. Mandiamolo via che ci ha fatto vincere uno scudetto. Mandiamolo via l'erede di Marco Van Basten. Ah, ancora questa storia degli eredi, Giroud di Van Basten, Leo di Gullit, Pioli di Sacchi, De Ketelaere di Kakà, basta! Ma perché tu il gol di testa di ieri sera a chi lo hai visto fare se non a Giroud e a Van Basten, eh? E tu vuoi mandarlo via? Nessuno qui vuole mandare via Giroud, lo vuoi capire? Dico solo che ha 36 anni e che a settembre saranno 37, quindi ragiona. Quindi possiamo fargli ancora un quinquennale, ancora altri 5 anni ad alto livello! Sì, rinnoviamo pure Ibra, così ha 62 anni d'età, 38 di contributi e arriviamo a quota 100. Ma è fantastico! Fammene andare, fammene andare!